Niente fico, ma è vero che è arrabbiato con Renzi perché va troppo in TV? Diciamo che abbiamo un problema in questo paese, ovvero il governo e la maggioranza, questo blocco, hanno una percentuale di tempo in televisione molto alta e non va bene anche per la normativa e per le leggi attuali. E l'Agicom su questo, che ha il potere sanzionatorio, dovrebbe intervenire in modo molto più forte e molto più meticoloso e rigido. Io ho letto che loro sono arrabbiati perché voi siete troppo in TV. Chi sta troppo in TV? No, voi o Renzi? La verità è che basta confrontare i dati. I dati sono ufficiali e tramite un sito che anche io ho commissionato e ho creato, che si chiama opetng.it, possiamo vedere tutti i dati e la spiegazione di come in questo paese funziona il pluralismo dell'informazione. E lì ci sono tutti i dati, sono analizzabili, sono chiari, sono con i grafici, e lì possiamo vedere che c'è il blocco governo-maggioranza che ha un tempo di presenza, ovvero possiamo dire un tempo di parola molto alto. Anche perché Renzi gioca molto su una cosa, gioca sul fatto che è Presidente del Consiglio e segretario del Partito Democratico, e ci sono state anche violazioni durante il regime dei 30 giorni preelettorali detto della par condicio. Senta, però voi siete i 5 Stelle, no? Voi dovrete portare novità. Questa è una polemica vecchia. Si sta, diciamo, il 5 Stelle a confronto con la politica reale, ora che lei ha un posto anche importante, sì, ad esempio la presidenza della Commissione di Vigilanza, sta vivendo una sorta di gap tra quello che pensava di poter fare e quello che poi in realtà a un politico è dato di fare? Noi in realtà stiamo cercando di fare il possibile e secondo me ci stiamo riuscendo, direi anche l'impossibile, e lo vedo giorno per giorno con tutti i provvedimenti che facciamo. Il discorso sulla televisione è un discorso molto più ampio. Io credo che per esempio il servizio pubblico debba essere davvero pubblico. Non è un problema di movimento in televisione o di Renzi in televisione, ma il servizio pubblico deve per forza fare gli interessi dei cittadini, perché sono i cittadini che finanziano il servizio pubblico. E allora se ogni volta ci devono essere partiti che cercano di conquistare il terreno della RAI, allora il servizio pubblico così non esiste. Sente una bruttaria, torna alla RAI? Sì, una bruttaria, perché siamo di nuovo nella fase della lottizzazione. Tutto quello che Renzi anche aveva detto in conferenza stampa se l'è smentito da solo, perché ha lottizzato la RAI. E quando è che la RAI non è lottizzata? Quando anche voi avete una rete o in che caso? Quando riusciamo definitivamente a liberarla dall'influenza del potere governativo e del potere politico. Allora partiamo da... poi magari torniamo sui temi più specifici. Facciamo un passo indietro. Matteo Renzi dice che il Movimento 5 Stelle rema contro il Paese, mentre il Paese si sta muovendo. Cartello 20, ripresa economica, PIL e occupazione. Sono dati che il governo, ma non solo lui, anche molti osservatori dicono che sono positivi. Ora li abbiamo visti più volte. Comunque sale, l'ultimo è quello della fiducia ai consumatori e la fiducia alle imprese, che sta rinascendo. Allora, voi siete rimasti un passo indietro e frenate un paese che si sta riprendendo dicendo che tutto non va bene, che Renzi sbaglia, oppure lui lo sta trainando fuori? E l'Expo in fondo è l'esempio di questo, no? Tutti temevamo che crollassero i padiglioni, poi invece è andata molto bene. No, io credo sinceramente che il paese non va bene, perché c'è una discrepanza troppo grande tra dei dati, che poi dobbiamo un attimo anche approfondire questi dati, e il paese reale. Girando per tutto il paese, noi giriamo molto i weekend per parlare con i cittadini, vediamo che la situazione è davvero tragica. E poi dobbiamo iniziare a fare dei discorsi un po' più approfonditi, anche sul prodotto interno lordo. Che cos'è il prodotto interno lordo? Nel prodotto interno lordo è calcolata anche per esempio il traffico e lo spaccio di droga, è calcolata la prostituzione, è calcolato il contrabbando, è calcolato quando produciamo più ambulanze e magari ci sono più feriti e usiamo una spesa sanitaria maggiore. È difficile dire che il prodotto interno lordo italiano sta ripartendo perché ci sono più prostitute, non no, credo io che sto pensi... allora, è più legato io sto dicendo che il prodotto interno lordo... Però quello prima era, no, era meno e adesso è più, sempre quel prodotto interno lordo. Sì, ma non significa niente preso così. Secondo me anche qui dobbiamo fare un po' di revisione, spiegare bene. Dobbiamo vedere all'interno del prodotto lordo quali sono i dati che veramente vanno in aumento. Per esempio sono potrebbe essere... possiamo, sì, sono le esportazioni in questo caso, ma potremmo dire per esempio che una regione come il Nord Italia, magari qualche regione del Nord Italia,
producono un PIL, e quindi il Sud rimane in una condizione disagiata. Non si può fondare una politica tutta sul prodotto interno lordo, anche perché il prodotto interno lordo non considera il benessere davvero sociale, non considera la felicità, non considera la vita reale di un paese. Allora, quindi possiamo parlarne. Mi perdoni, ma le faccio le obiezioni che stanno venendo in mente alle persone che non sono dalla sua parte. Dice, senti, la felicità è difficile da ottenere anche col prodotto interno lordo che sta sotto zero. Almeno adesso sta a più 0,7, più 0,8. Una cosa forse più preoccupante è che molto di questo sia legato al mercato degli autoveicoli, che ora chissà che succede con il caso Volkswagen. Allora, io le faccio vedere il sondaggio sulla possibilità che il Movimento 5 Stelle possa guidare il paese. Mi dimentico ultimamente sempre i numeri, però penso che la redazione, eccola, cartello 2. Allora, cartello 2, il Movimento 5 Stelle è pronto o non è pronto a governare? Non è pronto 68%, è pronto 24%, poi se vai a vedere probabilmente le proporzioni dei voti, voi state salendo molto, quindi sarete anche oltre quel 24%, quindi probabilmente avete anche la fiducia in cui dice, intanto lasciamoli andare. Cosa avete cosa non avete voi del Movimento 5 Stelle? Ma noi stiamo costruendo un'azione giorno per giorno all'interno del Parlamento, all'interno dei consigli regionali, all'interno dei comuni, con i nostri sindaci, con le persone che partecipano a un grande sogno, a un grande progetto che è il Movimento 5 Stelle, e giorno dopo giorno vediamo che anche cresciamo nel consenso degli italiani. Arriverà anche il giorno, io spero a breve, che tutti gli italiani, poi ci sono anche altri sondaggi, ci considerano anche una forza di governo. Ma noi con molta umiltà e con molta passione andiamo avanti. Oltretutto abbiamo programmi, abbiamo progetti, abbiamo lanciato il reddito di cittadinanza, che è vero contrasto, arriviamo a tutti i provvedimenti che noi abbiamo partiamo fatto. Invece da una vittoria di Matteo Renzi, quella che sembra profilarsi sul fronte del Senato. Là cosa avete sbagliato, se alla fine vince lui? No, non abbiamo sbagliato niente, perché ricordiamo sempre che vince Renzi, ma per noi può perdere il paese, anche perché tutta questa legislatura è frutto di una legge elettorale con un premio di maggioranza abnorme che è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Allora, con questo tipo di numeri e questo tipo di Parlamento è anche in qualche modo facile andare avanti, ma soprattutto la cosa di cui sono scandalizzato è che questo Parlamento, al ritorno dalle ferie estive, che cosa fa? Quali sono i primi tre provvedimenti per far ripartire l'Italia, per aiutare le persone? Primo, si prende i soldi dei rimborsi elettorali, tutti senza più il controllo di bilancio. Boccadutri. E noi questi nomi ce li dobbiamo ricordare molto bene. Il Movimento invece ha rinunciato ai 42 milioni di euro di rimborsi elettorali. Legge sulle intercettazioni, una legge vergogna, e il terzo è il Senato. E in questi tre provvedimenti gli italiani dove sono? Il benessere degli italiani dove sono? È un Parlamento che così non serve, tranne nella parte in cui noi facciamo opposizione. Con chi fate opposizione? Perché fino a che rimanete da soli è difficile. E forse c'era l'opportunità di legarsi a parte del PD che mostrava dei malumori, o non so, su temi come l'immigrazione, magari con la Lega. State cercando di diventare amici di qualcuno? Noi siamo amici degli italiani. Sembra scontata, sembra scontata, ma noi siamo... Renzi è amico dei turchi, lui è amico degli italiani. Siamo contro il sistema. Salvini e Renzi sono faccia della stessa medaglia, e prima o poi credo che ce ne accorgeremo tutti in modo sempre più approfondito. Ma soprattutto nel Parlamento italiano noi dialoghiamo con tutti. L'importante è che al centro c'è l'interesse nazionale delle persone. Si interrompe il dialogo quando non c'è quell'interesse. L'alleanza e l'inciucio preelettorale è un'altra questione di cui non ci riguarda. Cosa non vi piace dell'idea del paese del PD di Matteo Renzi? Le faccio un esempio. Le visioni strategiche da portare avanti. Lo sblocca Italia di Renzi dà il via alle trivellazioni in tutto il paese, anche nei luoghi più belli. E quindi investe sulla ricerca del petrolio, un'energia, diciamo un fossile, che ormai è obsoleta. Invece noi andiamo sulle energie rinnovabili, vogliamo fare un piano energetico nazionale che dia posti di lavoro di grande qualità, salute al paese, perché riduciamo le emissioni e investiamo sulle nuove tecnologie a risparmio energetico, e significa in sé una ristrutturazione energetica del paese incredibile, porta
posti di lavoro seri e sani e ricerca applicata sulle nuove tecnologie di produzione di energie rinnovabili. La riduzione delle tasse sulla prima casa, la flessibilità per l'uscita in pensione o i nuovi protocolli dei rimborsi delle prestazioni sanitarie? Parleremo di tutti e tre questi temi a breve. Cosa la preoccupa di più o su cosa è d'accordo? Sono d'accordo sull'abolizione della tassa sulla prima casa, però il problema è che ormai sappiamo che molti politici alla Renzi fanno questo tipo di investimento come marketing personale e poi tagliano la sicurezza, tagliano l'istruzione, tagliano la sanità come stanno facendo. Allora a me così non mi sta bene, mi serve un riordino generale di una visione strategica del paese. Allora non taglio la sanità, non taglio l'istruzione, non taglio la scuola che sono i pilastri fondanti di una società e poi anche la prima casa. E con Luigi Di Maio primo ministro tutto questo lo cambierà? Con il Movimento 5 Stelle al governo e che sia Luigi un'altra persona cambierà tutto, sì, cambierà in bene per i cittadini italiani. Grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto e buon lavoro. Grazie, grazie. Presidente Fico. Arrivederci.